Ciao a tutti, allora oggi un nuovo video e questo è un video haul per quanto riguarda scarpe, borse e vestiti e di tutto un po', anche cose di casa sinceramente e ho anche due cosine di make up che mi ero scordata di farvi vedere nel video precedente riguardante solo il make up. Quindi insomma è un haul pieno veramente di roba, tutta acquistata da me penso tranne due cose e quindi iniziamo subito senza perdermi chiacchiere perché veramente c'è il finimondo. Allora, passo prima però col dirvi cosa indosso sulle labbra ed è questo rossetto di Maybelline Matte Ink, il numero 20 Pioneer, è bellissimo, io lo amo. Allora, parto proprio col make-up che sono le uniche cose che ho ricevuto. Allora, di Benefit, siccome sono entrata a far parte del Club Pink, mi hanno inviato un accessorio molto carino, questo zainetto che io utilizzerò o come portatessere, carta d'identità, insomma cose del genere, o anche come portaspicci. E mi hanno inviato due matite per sopracciglia, le Precisely My Brow Pencil nella tonalità appunto 3. Queste qui sono appunto le matite che hanno la mina davvero molto piccola e hanno una resistenza fino a 12 ore. Questo qui è il prodotto, vedete? La mina è veramente piccola. Eccola qua, e è waterproof come prodotto, quindi ideale anche chi deve disegnare da zero perché non se ne va neanche con l'acqua e poi lo sfumino dietro. E a me hanno dato la tonalità appunto 3 e 3.75, che è quella insomma classica mia. Poi Mercy Andy mi ha inviato questo, che è praticamente una scatola che contiene il loro nuovo bagnoschiuma. È bellissimo, eccolo qua, è fatto tipo a slime, quindi è molto geloso, guardate. È fighissimo, è il secondo che mi mandano, io ne ho già un altro appunto in bagno che sto utilizzando e lo sto veramente amando alla follia, cioè è una figata assurda questo bagnoschiuma. Poi la terza scatola contiene i nuovi liquid Stardust, che sono i nuovi illuminanti di Puro Bio e mi hanno inviato tutte e tre le tonalità, che sono una tipo bronzata, che è la 2, guardate che bella. La numero 1 che è oro e la numero 3 che è rosa. Questi praticamente hanno il contagocce, eccolo qua, vedete? Questo è il prodotto. E questi praticamente voi li stendete, li potete mettere sia appunto miscelati al fondotinta, sia sul corpo, sia come illuminante a fine make-up. Danno tipo un effetto bagnato, sono molto 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 carini. E Puro Bio, come sapete, ha un inci perfetto, non testa sugli animali, insomma è cruelty free, è davvero un ottimo brand sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda tenuta, insomma durata eccetera, ancora non li ho provati, li ho solamente swatchati un giorno e basta, quindi vi dirò prossimamente. Allora, partiamo con le cose di casa. Per quanto riguarda casa, ho acquistato una bilancia, la mia si era rotta quindi l'ho voluta riprendere. Voi direte a me che ce frega, niente, ve lo volevo semplicemente dire, questa l'ho trovata ai cinesi e dura un botto, a me è durata tipo 6 anni, quindi insomma se vi interessa prendetela. Da Casanova mi sono presa una classica teglia perché le mie si erano rovinate e adesso vedrò come mi trovo con questa, per caso ne prenderò altre. E questa l'ho pagata tipo 2,90 euro, da 4,90 euro era in sconto. Poi ho preso un set di bicchieri a 9,99 euro, ovviamente ve ne mostrerò uno a titolo esemplificativo, tanto sono tutti uguali. È questo qua, è molto estivo, vedete, ha il tucano, poi ha tutti questi fiori, ananas, frutta e il fenicottero. Sono bellissimi, 6, appunto 9,90 euro, passate da Casanova che ha tante cose carine. Dopodiché, altro negozio top è Globo. Globo è una catena che sta un po' in tutta Italia, da quello che so io, forse nel centro Italia, non lo so. Comunque sia in Abruzzo che nel Lazio c'è. Di questo ne sono straconvinta e ho preso tre paia di scarpe perché ultimamente sto in fissa con le scarpe. Allora, la marca è questa, Vanilla Punk. Non conosco, le ho pagate 15 euro da 20, sono in offerta al 24% di sconto e sono praticamente queste zeppe bianche che hanno la particolarità di avere tutte appunto queste borchiette. È bellissima, cioè sono anche comode ovviamente le zeppe, insomma. Poi bianco, un colore molto estivo, per 15 euro insomma si poteva fare. L'altro brand è Emanuela P, non conosco sinceramente, e queste venivano 19,90 euro.
quindi veramente poco, e sono diciamo un sandalo senza plateau che però ha il tacco largo. La cosa figa è che è il nude, quindi è molto bello soprattutto quando ci si abbronza, e ha la particolarità insomma di essere stile un po' serpente sul tacco. Mi piacciono molto, questi sono anche molto comodi. Ultimo paio di scarpe è di Pepita Rei, sinceramente non conosco, comunque è quello che mi piace di più, perché è praticamente un sandalo sempre come quello di prima, insomma il tacco sarà sempre sugli 8, forse quello di prima era 10, un sandalo sempre senza plateau che comunque è comodo perché tiene fermo il piede con questo cinturino, ed è praticamente oro. Anche questo è bellissimo ed è molto 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 estivo, anche questo è comodo. E queste le ho pagate sempre 19,90 euro, quindi veramente pochissimo. Altri acquisti li ho fatti da Diverso, al nuovo centro commerciale Gran Roma, ma se non erro sta anche a Roma. Vabbè, comunque di Diverso ce ne stanno diversi in tutta Roma, non so se sta anche in altri posti. Comunque mi sono presa questo paio di scarpe che è bellissimo, anche qui ha il tacco largo col plateau ed è un sandalo che ha questo cinturino che appunto sta sul piede, tipo un rosa velluto, anche questo molto bello con l'abbronzatura, e queste venivano sempre 19,90 euro. E poi ho preso un body a 15 euro, un body bianco, eccolo qui, che ora ve lo faccio vedere, è un po' stropicciato perché l'avevo già messo, è fatto in questo modo, è proprio bianco, e la cosa figa è che ha praticamente sul seno questi due lacci, così, in questo modo, molto 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 carino. Questo ovviamente io lo indosserò con delle gonne, e questo appunto costava 15 euro. Da H&M ho comprato questo vestito che mi vedete indossare in questo video, che costava 19,90 euro. È un vestito che ha questa bellissima scollatura e poi è praticamente tutto lungo, arriva fino ai piedi, ha uno spacco laterale, starete vedendo adesso le clip, e niente, vabbè, questo arriva fino ai piedi, è molto bello soprattutto per fare tipo gli aperitivi, è di questo colore molto bello rosso con tutti questi fiori bianchi eccetera eccetera, e niente, tiene anche molto fresco. E poi ho comprato sempre altri due vestiti, sempre tutti e due floreali. Allora, pagati entrambi 15 euro, 14,99 a casa mia 15 euro, e praticamente allora il primo è bianco e ha tipo dei bottoncini e ha i fiori rossi, anche questo è molto carino perché praticamente è aderente nella parte superiore e poi cade più morbido sotto. E l'altro che ho preso è sempre floreale, raga, a me non mi piacciono i fiori, è praticamente nero, è fatto dritto, diciamo, non ha uno scollo, è appunto nero e questa volta ha i fiori comunque pescati, e anziché diciamo essere vestito è proprio a pantaloncino, quindi sotto ha le due gambe, diciamo l'apertura per le gambe, e anche qui ha un elastico in vita. Questo l'ho preso più che altro ad esempio come per andare al mare, insomma così, sopra da mettere al costume, oppure anche per stare in casa o per uscire al volo a fare la spesa, insomma per 15 euro lo si poteva fare, poi sono in cotone, molto freschi. Poi ragazzi, sono stata da Calzedonia e ho comprato due cose in super sconto. Allora, il primo è un paio di calze che purtroppo come una cretina ho provato, quindi mi si sono perse diciamo l'immagine, quindi ve le farò vedere così. Praticamente queste stavano in offerta a 3 euro e sono delle calze appunto diciamo trapuntate, non so come chiamarle, che sono un po' pesantine, quindi ovviamente vanno bene per l'inverno. Io me le sono prese perché appunto da 9,99€, 3€, insomma è assolutamente molto conveniente, e anche avevano in offerta i leggings da 25€, quelli invernali, a 9€, quindi ne ho preso un paio, e sono praticamente questi che hanno davanti tipo la pelle finiscono in questo modo, ok, sulle gambe, e dietro invece sono praticamente tipo cotone, non sono di pelle dietro. E questi appunto 9 euro, insomma io ne avevo già un paio, ho preso una L, li ho trovati davvero molto 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 comodi e molto insomma carini. Io comunque in generale con i leggings di Calzedonia mi ci trovo bene perché vestono bene, non si rovinano, durano tanto e per il prezzo che hanno sono davvero top. Niente,
niente ragazzi, questo è tutto appunto il mio shopping. Come avete visto, insomma, non è che sono stata proprio bravissima, ho speso un pochino, però ecco, niente, devo rinnovare un po' di cosine visto che sto dimagrendo. E poi in generale, insomma, chi non piace fare shopping, a nessuno, dovrei frenarmi, ma ci stanno i saldi, quindi la vedo veramente dura. Sicuramente ci saranno altri video. Io comunque vi mando un bacio, vi ringrazio per averlo visto. Se vi piace questa tipologia di video, mi raccomando, lasciate un bel like. E noi, se vi va, ci rivediamo al prossimo video. Ciao!